amici di Fano TV, ben trovati. Oggi ci troviamo nel Palazzo del Comune di Urbania per la presentazione del calendario Midor, un'azienda storica del nostro territorio, un calendario che ha la sua terza edizione e che ogni anno presenta le immagini più belle dei comuni del nostro territorio. Facciamo subito la presentazione di questa giornata con Ivan Calandra, il responsabile della comunicazione Midor e ideatore del progetto del calendario. Ivan, come nasce l'idea di questo calendario? Il calendario nasce da un'idea scaturita casualmente, perché ogni anno l'azienda Midor, dove io lavoro, produce un calendario da omaggiare a ogni cliente. Nel 2020 abbiamo fatto il calendario dedicato a Fermignano, perché volevo dare un qualcosa in più al nostro territorio dove noi viviamo e lavoriamo. Quindi realizzato la prima bozza, tra virgolette, mi è venuta l'ispirazione di omaggiare tutta la provincia di Pesaro-Urbino con una città ogni anno e quindi valorizzare il nostro territorio. Una particolarità ha questo calendario, che invece di essere concepito su 12 mesi ne ha 24 in realtà. Spiegaci che cosa significa. Sì, in realtà il calendario ha 24 mesi, però se lo andiamo a realizzare in realtà sono 48, perché lo produciamo sia in formato da tavolo che in formato da muro, e su ogni calendario ci sono 24 mesi, perché ogni persona che lo utilizzerà potrà scegliere quale versione, quale pagina utilizzare, se quella dove è data più priorità alla foto, quindi una foto più grande, i numeri più piccolini, oppure una parte dove c'è una foto un po' più piccola e uno spazio per scriverci tutti i vari appuntamenti. Di fatto, grazie anche al comune, al sindaco, che ringraziamo, abbiamo inserito su ogni mensilità tutti gli appuntamenti che il comune fa in tutti gli anni. Tipo adesso a gennaio, i primi giorni dell'anno, ci sarà la festa della Befana, che troveranno tutti coloro che hanno il calendario appuntato sui giorni in cui il comune effettua questa festa. Abbiamo parlato delle particolarità di questo calendario. Oltre al fatto di avere 24 mesi, ci sono indicati anche altri due anni oltre al 2023. Di che cosa si tratta? Sì, in realtà, scherzando, avevamo due pagine bianche. Però poi dopo ci è venuta anche l'idea di mettere il calendario del 2021 e del 2022, cioè Fermignano e Urbino, solo le foto principali, in miniatura ovviamente, con in fondo ad ogni pagina un QR code scansionabile dove si può aprire il calendario tutto in maniera digitale, e quindi coloro che riceveranno il calendario di Urbania quest'anno potranno anche scaricare il calendario degli anni precedenti. Devo comunque ringraziare il sindaco, perché ha appoggiato l'idea, ci ha aiutato, ha scelto anche personalmente le foto, ha voluto contribuire, la fotografa Annalisa Tannino, il titolare di Rotograph Andrea Grassi e tutto lo staff che ci ha aiutato a realizzarlo. Grazie veramente di cuore a tutti. Siamo con il socio fondatore dell'azienda Midor, un'azienda che da 40 anni sul nostro territorio si occupa di pulizia e igiene, ma l'obiettivo di questo calendario è anche un obiettivo socialmente utile, comunque che ha uno scopo molto importante. Sì, a me nel nostro intento c'è questo. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la città di Urbania, l'amministrazione, il signor sindaco, perché gentilmente si sono prestati il nostro intento e l'hanno condiviso appieno. E come ringrazio i nostri ideatori della Rotova, il signor Ivan, che sono veramente creativi, laboriosi e studiosi. L'intento di questo calendario è contribuire al problema dello spopolamento del retrocosta del preappennino, appennino compreso. I giovani sono educati, abbiamo la cultura di stimolarli dicendo che qui non c'è più tanto posto, tanta occupazione, di prendere, partire, e giustamente siamo cittadini del mondo. Però a conti fatti, come ci si matura, secondo me qui manca tutto, ma abbiamo anche tutto, perché nelle grandi metropoli non c'è posto neanche per portare i nostri amici animali, quattro zampe, a passeggio. Hanno dovuto creare gli sgambatoi. Da noi gli sgambatoi non servono perché c'è tanto spazio, ma c'è tanto spazio anche per le persone, c'è tanta natura, e quindi dobbiamo divulgare queste bellezze, questo bel paese, anche Urbania, una città meravigliosa, città ducale, appartiene alle terre ducali, e quindi città della ceramica, c'è tanto tanto valore aggiunto anche qua. Dobbiamo contribuire tutti a creare questa cultura, questa mentalità, perché tutti i sindaci
credo che come primo obiettivo, non nell'agenda, evitare questa fuga, questo spopolamento. Quindi cambiamo paradigma, cambiamo cultura. Da noi manca tutto, ma alla fine no, il paradiso forse qui, i privilegiati forse siamo noi, perché in fondo, se riflettiamo bene, nelle grandi città c'hai tutto, ma per spostarti in un'ora ti muovi di pochissimo. Qui in un'ora arrivi in cima a questo nostro bei monte, Montiego, meraviglioso balcone del Monte Nerone, arriviamo al mare, quindi abbiamo tutto. Poi abbiamo delle città qui limitrofe meravigliose come la vostra, Fano, Pesaro, e quindi noi, il nostro intento è di dare questo valore aggiunto culturale, sociale per tutti quanti nel nostro picco. Con questo calendario, se riuscissimo anche a contagiare altri colleghi imprenditori che quando a fine anno fanno il calendario si ricordano, più che metterci delle foto belle sicuramente, ma valorizzare questo territorio, saremo in tanti e la ridondanza non guasta mai. Siamo con il primo cittadino del comune di Urbania per la presentazione di questo calendario che illustra i bellissimi borghi del suo territorio. Beh, un'iniziativa da parte di una ditta del nostro territorio molto bella. Chiaramente mette in luce le bellezze di un territorio. Il nostro territorio, quello dell'entroterra, quello dell'alta valle del Metauro, è un territorio pieno di bellezze naturalistiche, pieno di bellezze storico-artistiche, di borghi. È un territorio che ha una vocazione turistica legata, insomma, a queste cose, perciò ai percorsi, no, ai sentieri da fare anche con le mountain bike. Adesso vanno molto nel nostro territorio anche i percorsi fatti con le bike, no, elettriche. Perciò siamo molto contenti di questa iniziativa. Tra l'altro il calendario è molto gradevole, con queste foto che illustrano, insomma, anche i luoghi che si accompagnano alle attività turistiche. Un calendario progettato, pensato per il territorio e realizzato da un'azienda del territorio. Buongiorno a tutti, sì, noi siamo la Tipo Litografia Rotograph, anche noi siamo di Fermignano e dall'inizio del progetto di Midor che collaboriamo con loro per realizzare questo calendario che è diventato un appuntamento annuale e per la possibilità di evidenziare e valorizzare il nostro territorio. Noi siamo stati ben contenti di questa collaborazione e abbiamo attenzione anche internamente per quello che riguarda le materiali sostenibili e anche gli inchiostri, lo stesso ecologici, per cui ci sposiamo perfettamente con la politica di Midor e nel valorizzare il nostro territorio. Insomma, ecco, noi abbiamo azienda, come dicevo, a Fermignano, io a maggior ragione sono residente in Urbania, per cui questo è un anno perfetto per noi, per me soprattutto, ecco. Annalisa, il tuo studio fotografico ha curato le immagini di questo bellissimo calendario ed è stato, immagino, emozionante realizzare le foto per la tua città. Sì, è stato emozionante, la parola giusta, perché insomma la mia città è bellissima, lo posso dire, e quindi abbiamo preso foto mie del mio archivio, ho scattato qualcosa anche sul momento, abbiamo preso anche foto dell'archivio comunale, e quindi alla fine penso che sia venuto davvero un bel lavoro che sintetizza la bellezza di Urbania. È venuto assolutamente un bel lavoro, ma tra queste 12 foto ci sarà la tua preferita?
Sì, la mia preferita è la festa della Befana, un po' perché comunque è la festa nazionale, quindi Urbania ha questa grande particolarità e che porta gente da tutta Italia, la conoscono tutti e quindi è comunque un momento bellissimo per il territorio, ma anche professionalmente tutti gli anni trovare i visi giusti, l'angolazione giusta, la luce giusta durante questa festa è una bella sfida che ci gratifica molto e quindi sì, sicuramente questa è la mia preferita. Ammirato le bellezze di Urbania attraverso il calendario realizzato dall'azienda Midor. Amici di Fano TV, da Urbania è tutto.